Il presidente Ettore Gallo, dopo questa vittoria in casa del Gioiosa Ionica. Presidente, ben trovato. Buonasera, ben trovati a voi. Buonasera, una vittoria che matura anche grazie a un gran colpo di comito che ha esaltato il nostro Emilio Lupis, immagino anche il presidente. Sì, ha fatto un gran bel gol dal limite dell'area, l'ha piazzata sotto l'incrocio e quindi niente, però penso che la vittoria sia meritata. Sì. 39 punti in classifica, complice anche la pausa forzata dell'Acri, quinta posizione. Voi chiaramente continuate a credere in questa quinto posto, quantomeno al momento, che vi consentirebbe la disputa dei playoff, che per questa stagione non so se accontenterebbe o meno il Sersale, la dirigenza, presidente. Guarda, noi l'obiettivo nostro era quello di stare nella zona alta. Adesso ci siamo, potevamo sicuramente avere qualche punto in più, ma visto quello che ci è successo nel mese di dicembre con il Covid e altre vicissitudini, quindi sono andati male un po' di risultati, però adesso ci siamo rimboccati le maniche. Stiamo giocando bene e penso che quella posizione sia strameritata. Vincenzo? Sì, penso anch'io che sia strameritata, ma più che altro adesso questa posizione ha abbattuto e allontanato la regola dei 10 punti, che il Sersale adesso può gestire in modo diverso, chiaramente, rispetto alla seconda, ecco. Però tutto può succedere. Adesso c'ha due partite in casa, presidente, quindi per poi può succedere di tutto, perché poi io so che la sua squadra vola quando ha l'entusiasmo e lo ritrova. Sì, infatti anche oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto un infortunio di risentimento muscolare di Russo durante la mentre si riscaldavano. Quindi abbiamo dovuto fare a meno di lui. Avevamo a De Zai pure in precarie condizioni e infatti è entrato solo negli ultimi 20 minuti. Eravamo senza punte, però con tutto questo oggi abbiamo fatto una gran bella partita. Penso che il Gioiosa abbia fatto solo esclusivamente il gol. Abbiamo avuto il predominio del campo, quindi vuol dire che la squadra si è recuperata bene e quindi è convinta di continuare così per, ammettiamo, potremmo scalare qualche posizione, anche se non è facile perché sono tutte e tre a 6 punti adesso, mi pare. Sì. Comunque Tarsia mi pare che stia insinuando che il Sersale possa essere capace anche da quinta a vincerli questi playoff. Questa è una teoria di un'altra persona che non cito. No, ma io guardo i numeri, guardo il campionato, ha 4 partite in casa del Sersale e 2 fuori, da cui non ha nessun scontro diretto, ha una partita contro il Locri, ma ce l'ha in casa quando il Locri ormai già stanno festeggiando, ha finito il campionato. Quindi, cioè, voglio dire, e sulle ali dell'entusiasmo questi ragazzi, io li conosco, si esaltano, specie quando giocano in casa. Poi ricordiamo che Sersale insieme a Locri è l'unica squadra che non ha mai perso in casa, 27 punti guadagnati, se tiene questa media tutto è possibile. E tu regalo. Sì, vabbè, le possibilità ci sono, poi i playoff sono un terno all'otto, anche chi gioca fuori casa, chi gioca a quinto può anche andare a vincere, perché secondo me escluso il Locri e le altre squadre, secondo me se la possono giocare tutti, perché il Locri abbiamo visto che ha ammazzato il campionato, quindi nessuno era inarrivabile, però gli altri secondo me se la possono giocare tutte quante.